Buongiorno, siamo ospiti del locale Bella Ischia per la presentazione dell'edizione numero 41 di Cronaca Egubina, trasmissione che viene regolarmente patrocinata dalla SIAI. Qui con me sono presenti Claudia Fofi. Buongiorno. E Paolo Ceccarelli. Buongiorno. Che ci aiuteranno con la presentazione del giornale. Questa è la copertina del giornale che ritrae una bella foto di fotostudio che ritrae l'accoglienza di Don Matteo al suo rientro a Gubbio. Il titolo recita le parole di Stirati. Gubbio è la casa di Don Matteo, l'attore Terence Hill accolto dall'entusiasmo degli ugubini al suo ritorno in città. A pagina 2 rimaniamo sempre col tema Don Matteo con sempre le parole di Stirati. Siamo fiduciosi per collaborazioni future. Conferenza stampa con Terence Hill e la troupe cinematografica al Bar Ducale. La città di Gubbio e gli ugubini hanno accolto il ritorno del cittadino onorario Terence Hill e della troupe televisiva di Don Matteo con il consueto genuino entusiasmo popolare. L'edizione numero 40 di Cronaca Egubina, che recitava il titolo La città di Gubbio riabbraccia Don Matteo, con una splendida foto di copertina di Pietro Biraschi, è andata a ruba. Una comitiva di turisti romani in via dei Consoli ci ha fermati durante la distribuzione del giornale e ogni turista è ripartito per la capitale con una copia di Cronaca Egubina. È chiaro che la nostra volontà e il nostro auspicio è che le prospettive non si fermino qui e siano molto più incoraggianti per il futuro. Abbiamo fiducia di aver gettato basi più che solide per una piena ripresa di collaborazione e anche se non vogliamo e non possiamo pretendere esclusive, la città rivendica con orgoglio di aver tenuto a battesimo la popolare fiction e ha motivo di definirsi la casa di Don Matteo. A questo punto chiediamo a Paolo una considerazione a riguardo. Che dire, diciamo che almeno anche personalmente sono stato coinvolto in tutti questi anni che Don Matteo ha vissuto a Gubbio in questa fiction. Mi ricordo che da cameriere servivo sempre tutta la troupe, ho fatto anche un po' di comparse sia come sbandieratore che insomma come comparsa proprio anonima. E poi mi ricordo quando andai dai miei nonni in Canada, anche lì arrivava Don Matteo regolarmente, quindi ero molto orgoglioso perché la nostra Gubbio era lì apprezzata da tutti anche oltreoceano, quindi sicuramente ecco questo ritorno. Io quando l'ho letto pensavo che era una cosa abbondante, invece è stata proprio una caramella, io speravo era una torta, ma speriamo che, come ha detto il sindaco, questa cosa diventi insomma più ampia, dai. A pagina 5 ci spostiamo sulla politica. Il futuro del PSI è a sinistra del PD di Renzi. Sciogliersi nel Partito Democratico equivarrebbe a rinnegare la storia del socialismo italiano. A pagina 6 parliamo dello spirito di squadra che tornerà ad ottobre alla Polivalente. Si sfideranno 4 formazioni della massima serie nazionale italiana di pallavolo. Sta volgendo ormai al termine il mese dello sport, periodo partito con la notte bianca dello sport di fine agosto e che andrà a concludersi il 10 e 11 ottobre con la terza edizione del quadrangolare di pallavolo di beneficenza Spirito di Squadra, che si terrà presso la palestra polivalente di Gubbio. Questa terza edizione del torneo, che ricordiamo essere in memoria dell'amico Francesco Rampini, vedrà affrontarsi 4 formazioni militanti nella massima serie nazionale italiana: la Liugio Modena, l'Imoco Volley Conegliano, Savino del Bene Scandicci e Club Italia. Chiediamo ancora una volta a Paolo se magari lei è uno sportivo e se vuole fare una considerazione in merito. Allora, innanzitutto mi piace molto il nome Spirito di Squadra, c'è già in queste 3 parole c'è veramente un mondo. Quindi complimenti a chi l'ha scelto. L'iniziativa è lodevole, io personalmente non sono uno sportivo, cioè mi piaceva, ma la pallavolo bucavo sempre i palloni con le unghie perché suono una chitarra, no scherzo, e ho sempre paura di farmi male. Un po' ci ho giocato da piccolo, ma insomma, ecco, lo sport si è preso come momento aggregativo, oltre che alimentare un po' di competizione, è sicuramente, come la musica, una di quelle attività culturalmente stupendo, senza paragoni. Perfetto. A pagina 8 si riapre il dibattito sulla sicurezza della nuova strada statale 219. Il guardrail centrale eviterebbe incidenti mortali come quello di sabato 19 settembre. Il drammatico incidente verificatosi lungo la nuova statale 219 Pian d'Assino sabato 19 settembre, poco prima delle ore 20, riapre a nostro avviso con forza il dibattito sulle possibili migliorie da apportare al tracciato, in modo tale da rafforzarne la sicurezza.
Alcune riflessioni si impongono con forza. Per sopportare la mole di traffico crescente, che presumibilmente aumenterà con il completamento della Perugia-Ancona, le due corsie a scorrimento veloce sono sufficienti? Quanto costa in termini economici l'estensione della pubblica illuminazione all'intero tracciato della nuova SS-219? È possibile dividere le due corsie con un muro, come nelle autostrade o con un piccolo guardrail? A pagina 10 ci spostiamo con lo sport. Pareggio casalingo con la capolista pianese. Magi, le prestazioni fa ben sperare. Bellissimo gol di Balistreri, Conti si fa espellere all'inizio del secondo tempo. Lo stesso Balistreri dice: tra un mesetto ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Dopo la sconfitta di Cascina di Pisa contro il Ponzacco, nella quale molto hanno pesato la non ottima condizione fisica della squadra e gli errori del reparto difensivo, soprattutto sul raddoppio di Ferretti, il gol di Magi coglie un pareggio tutto sommato buono al Pietro Barbetti con la capolista pianese. La partita è stata vivace e il centravanti rosso-blu Balistreri ha segnato contro la pianese un altro gol spettacolare, come quello messo a segno con il Ponzacco. Gubbio ora ha 7 punti in classifica, con di fronte la difficile trasferta di Montecatini.